Ciao cari ragazzi del Winblog, bentornati qui col nuovo giorno del nostro Winblog. Ormai è perso il conto, penso sia il 14esimo, se non erro. Già sono pochi mesi che ho perso il conto. Cosa vi posso dire? Ho appena scaricato Hot Pursuit. Sì, proprio Hot Pursuit. Lo sto installando, poi sono arrivato a vedere varie cazzatine, poi ve lo farò vedere. Nel frattempo, l'interfaccia è bellissimo, Winblog, sto esportando la famosa guida del, no, guida, quella recensione, la spiegazione un po' di Need for Speed World, che tanto state attendendo e sto incoraggiando sempre di più, nel senso che è molto lenta l'esportazione, ci fanno un frotto e sapete, trovare il tempo, cioè il tempo nel giro. Ok. Oggi comunque volevo parlare di Windows, o meglio di Microsoft. Oltre a Windows 8 sembra che stia sviluppando altri sistemi paralleli. Uno di questi è Singularity, che è un sistema programmato esclusivamente tutto in C++, e però non si sa ancora se questo progetto vedrà mai luce. Comunque il codice ed è destinato più che altro a... cioè, no, qui non lo specifico, niente, scusate ragazzi. E comunque il codice sorgente si vuol dire su Codeplex, non so se avete presente, singularity.codeplex.com, si può vedere vari dettagli insomma di questo qui, di questo sistema qui. Si può vedere qualcosa, singularity RDK 2.0 CD image word, zip, oppure il source, questo è quello che si può vedere. Non so, eh sì, io I agree, faccio partire il download, non so cosa. Poi magari vi farò sapere più avanti. Brutta notizia per quanto riguarda il Virtual DJ per iPod, così, in quanto purtroppo è a pagamento, costa 9,99 euro. Brutta brutta cosa ragazzi. Brutta brutta cosa purtroppo. Veramente brutta cosa. Ok, ho delle singularity. Parliamo di Verve, altro sistema operativo molto simile a Singularity, ma è progettato per, sembra, distributori automatici, per quanto si sa. Quindi è composto, è proprio semplice, semplice, è scritto in WebGPL, veramente complesso. Poi Red Howard è un progetto molto meno ambizioso, ma più realistico, e quindi si pensa che si realizzerà nell'immediato futuro. E consiste nella sostituzione del sistema di Windows 32 con quello in .NET, ma pur mantenendo il kernel dell'NT che è già presente nell'attuale versione di Windows. MinWin invece prevede la separazione in maniera sempre più modulare dei componenti di Windows. Quando era stato creato, MinWin comprendeva il 95% del codice di Windows e nonostante questo. No, scusate, e ora invece occupa soltanto 25 MB, però è sprovvista di interfaccia grafica. Però, il lato positivo, utilizza lo stesso kernel di Windows. Probabilmente verrà sviluppato anche un sistema browser only, simile a Chrome OS, però non si sa quando, chi cosa, dove e quando. Sappiamo solo che molto probabilmente verrà realizzato, cioè che è in programmazione per Microsoft. Questo sto dicendo. Non mi si vede bene, ma ho avvicinato la webcam, anche se il microfono è perché ce l'ho più in alto, potrebbe sembrare più basso. Vabbè, allora Singularity, ragazzi, per la meglio scaricare Singularity, eccolo qua, extract, no, tutto, ok, appena estratto andiamo a vedere Singularity, scusate, Singularity VMC Virtual Machine, è una virtual machine ragazzi. Cosa ci dirà? Andiamo a scaricare questo virtual PC PC 2007. Ho capito, è una virtual machine ragazzi. Cos'è? Ok, andiamo un attimo ragazzi a provarla. Ce la faremo? Riusciremo? Speriamo di sì. Mi scuso se non vi ho condiviso il desktop, ma ho così tante cose aperte sul desktop che non riuscirei minimamente a farvi capire, perché da una parte c'ho l'esportazione di Need for Speed, ma dall'altra parte c'ho l'installazione di sto cavolo, scusate, di Need for Speed.
Eccomi, già io mi vedo tutto scattare, perché l'esportazione sta arrivando a un punto critico. Spero che voi non mi vediate scattare. Mannaggia, Luise. Ma signor Stoppardi, fermati. Signor Stoppardi. Non severma. È bestiale, bestiale, c'è il piccio in panne. Eccolo, eccolo. Sì, ci sono riuscito. Ok, ci daremo un altro momento con l'esportazione di Virtual Speed World. Allora, andiamo a installarci Virtual P. Virtual Pdopampane. Spero di averlo sul disco esterno. Però c'è tutti i miei stuff. Ben 250 giga di programmi. Speriamo che qualcosa di buono sia. Windows, virtual, non so se l'ho messo qui, c'è 300.000 caratteri. Oddio, sì, no, no, c'è lì. No, Age of Empires 3, la tenendo così fa qui. Backup. Trovo se tutte le cose riescono a mai niente. Virtual machine, boh, non riesco a trovarle, ragazzi. Fenomenale. Si vede che il sistema 64 bit non potete neanche virtual PC che fa 36. Cari ragazzi, Windblog, eccoci qui tornati. Scusate se l'altra volta non ho finito il Windblog, ci cioè sono rimasta a metà. E infatti questo è il continuo a distanza di 1 o 2 giorni, purtroppo. Sta rimasto fermo, va bene. Poi lo vedete anche nel prossimo Windblog. La motivazione. Eravamo rimasti a Microsoft Symfony. Questo nuovo sistema di cui al momento mi sembra che abbiamo a disposizione il tessero del kernel. Caricabile benissimo online. Che poi vi metterò l'URL in descrizione. Symfony. No, scusate, Symfony, ragazzi, singolare. Ho sbagliato, mi è capitato. Questo qui si apre con Virtual PC, quello Virtual PC per quello per Windows 7 oppure Virtual PC 2007, benissimo. Eccolo qua, come potete vedere, si sta caricando il debugger. Eccolo qua, comincia a lavorare, si butta attraverso un'unità CD-ROM, è tutto autoconfigurato. Quando vi lanciate lì, come potete vedere, parte da solo, non c'è bisogno di altre configurazioni. Ok, no debugger, qui piano piano si avvierà un microsistema, ma ancora è solo in fase di scrittura, si possono scrivere, cioè non è che sia una grafica, è solo un piccolo sistema minuscolissimo. Eccolo qua, come potete vedere, quelli vecchi, modalità tipo, come tipo DOS, ti posso dire, e ci sono tutti i vari dettagli nell'altro. Potete vedere ad esempio per uscire dallo shell, exit, e si andrà automaticamente quando dal caricamento dello shell in questo, si fa exit, esce il sistema, poi c'è il start per riavviare, ma poco si può fare. Per quanto riguarda Singularity, come vi avevo già detto, è un piccolo sistema programmato in C++ e utilizzo quindi un canale apposito per il C++. Per quanto riguarda... Ah, ragazzi, ho visto, mi ero curiosando tra i vari blog, videoblog per Mac, in Wordless io ce l'ho per 30 giorni, vabbè. C'è qua sotto una modalità che permette di poi trasformarlo in una fase degli appunti. E guardavo ieri che in Word non è presente, mi sono chiesto come mai. Riflettendo sui programmi disponibili per Mac e quelli disponibili per Windows, mi sono accorto che manca appunto l'OneNote, e quindi Microsoft ha pensato bene di rimpiazzarlo in quella maniera. Perché si sincronizza con il web, accedi. Scusate, non ho mai aperto ancora l'OneNote perché da poco che ho messo qui Office 2010, prima ero col 2007 ma non utilizzava la connessione col web. Vedete, Microsoft OneNote online. Adesso attendiamo, attendiamo, purtroppo ci tocca attendere.
Ragazzi, eccoci tornati. Cambiare la presenza della manifestazione. E la riduzione della presenza del computer. Ok, scusate ragazzi. Un po' di casino con la voce, eccola qua, dicevo. Notate, è un po' diversa da quella dall'interfaccia di... Diciamo dall'interfaccia per Mac, però diciamo che l'ideologia è questa. Non si erano archiviate, elimina, sì. Elimina, sì. Insomma, vedete, si possono fare le varie note. Organizzazione, devo dire che leggermente mi sa un pochettino diversa da quella precedente. Ok, web, per esempio, andiamo a allocarla, nuova cartella. E poi ci va sullo SkyDriver e via via, adesso completo dopo. Per conto mio. Va bene, Virtual PC, per chi non lo conosce, questo è il Virtual PC 2000, no, boh, penso che è il 2010, non so se c'è una data, viene chiamato Virtual PC per Windows 7, insomma così. Non è questo il mio account. Ok, niente, continuate a controllare sull'app Event Calendar. In quanto vedete, stanno uscendo sempre applicazioni per loro più belle, a me alcune non piacciono, poi dopo dipende molto dai gusti, ma più che altro quelle anche apps, ci sono alcune buone. Per esempio questa, pure MyFamily Sportive. Buona anche questa, credo sia Ringstone, però non penso sia più gratuita. No, ancora disponibile. Alcune non proprio, anche a distanza di giorni rimangono disponibili, non tutte. Insomma, vedete, però, vedete voi, io un consiglio da spese, naturalmente non sai del pensierato, perché il consiglio che vi do per avere applicazioni gratuite senza dover fare chissà che. Sono ritornato, altra cosa, sono ritornato a scuola, come potete vedere dal sito della mia scuola, secondo ordinanza del comune, da lunedì si ritorna, infatti. Ieri sono tornato. Va bene, niente di che, ok. Ragazzi, vi saluto. Al prossimo Winblock. Ciao a tutti.